Allora c'entrava già la politica. Vabbè, non è che mi puoi tenere il muso perché abbiamo
abbiamo perso le elezioni, eh? Devo essere contento? Oh, come sono contento? Abbiamo fascisti al governo! Sono proprio contento! Vabbè, magari se non vi sbagliate il voto, magari non ce ne avevamo, no? Infatti abbiamo perso per un voto! No, abbiamo perso per tutti i voti di quelli come te. Noi abbiamo perso. Tu non puoi dire abbiamo perso, noi possiamo dire abbiamo perso. Voi non potete dire abbiamo perso, infatti siete tutti contenti. Ah, infatti abbiamo vinto. No, non avete vinto, no, lo ammetto, ma siete contenti di come avete perso. Infatti io ho il muso, e tu no? Ecco, lo vedi che è il muso? Ma certo che il muso, ce l'ho con te. Questa è la prima citazione. C'entrava la politica. C'entrava la politica. Ma non era la politica. Ci era già capitato di votare in modo diverso. Cosa fai? Niente. Perché? Se ne stava lì, aspettando che io mi sentissi in colpa per il fatto che se ne stava lì. All'inizio ci sono cascata, poi abbiamo iniziato a litigare, poi ho voluto vedere dove voleva arrivare. Non si può andare avanti così! Così come? Così, cioè... Cosa stai facendo? Guardo cosa fai. E cosa ti sembra che io stia facendo? Niente. E ti sembra bello? No, non mi sembra niente. E allora che cosa mi guardi a fare? Perché voglio vedere dove vuoi arrivare. A nessuna parte. Fatemi fare. Senti,
Sì. Ma poi non andavo avanti, perché davvero non sapevo cosa dire, perché le avevamo provate tutte ed erano tutte declinazioni della stessa cosa. Cos'hai? Niente. Oppure ho fatto qualcosa che non va? Hai fatto qualcosa che non va? No. E allora no? Stai bene? Sì, sto bene. Perché mi guardi male? Ma io non ti guardo male. Ti sembra che mi guardi male? Ti sembra male. E peggio ancora è da provare a dare un nome alla cosa. Ma perché è dell'altro giorno? Cosa c'entra l'altro giorno? Non lo so. Cioè, ma ce l'hai con me? No. Per via della politica. Figurati se me la prendo davvero per la politica, dai. Per via dei calzini. Siamo su. Vuoi davvero c'è una questione dei calzini? No, infatti, ma allora? Non si è mai capito se il sesso c'entrava come causa o come conseguenza. A quel punto ormai era fuori discussione. Una delle ultime volte, forse l'ultima, era andata più o meno così. Dai, ma che fai? Ma sei ubriaco? No. No. Certo, era colpa mia. È normale che da allora nessuno sia più venuto in mente di fare il primo passo. Ma avevo le mie ragioni. Ed era da un po' di tempo che si faceva solo così. Vieni qua, dai. Vieni con me. Ma non sono un bacio, dai. Vai. Ma dormi? Sì. Ma non dormivo. Facevo finta di dormire quando mi lasciava da solo. Cioè, è imbarazzante se tu... Mi veniva in mente di fare sesso solo se vedeva. Altrimenti credo che lo trovasse imbarazzante. Certo, è che poi finivamo in imbarazzo ancora maggiore. Ma se non vedeva, era così. Ciao, amore! Sì? Hai letto degli sgomberi dei campi romani? Sgomberi, non sgombri, sgomberi. Sì, sì, ho capito, lascia stare queste giornate. Ma allora perché fa la scena? Dici sul serio? Sì, certo. Cioè, vedi, ci pensavo, cioè, è chiaro che in sé potrebbe sembrare una normale operazione di contrasto alla criminalità, ma il modo e il momento, rifletti su questo, il modo e il momento non possono non far pensare a un'operazione demagogica. Demagogica in senso razzista, per cui razzista e basta. Già. No, non ti interessa. Oh, come no? Certo che mi interessa. Però sono un po' stanca e me ne andrei a letto. Andiamo a dormire, eh? Io vado a dormire. Sì. Buonanotte. Cambi nome. I sgomberi dei campi rom. Campi rom. Chi cazzo se ne frega dei campi rom? I campi rom. Adesso un bel brindisi, mio caro. Ai campi rom. Va. E invece vieni qui. Ma sei sempre il solito. Vieni qua, dai. Mi ami. E tu? Le cose non sono mai semplici come minacciano di essere. Cioè c'entrava il sesso, però non era il sesso. Sesso c'entra sempre.
Sì, però non era il senso. Non era il senso. Forse sotto sotto ci mancavano i bambini. Cioè, non so se ci mancavano i bambini. Non abbiamo mai parlato se volerli o non volerli. Poi ci siamo abituati a non averli. Sai Gianni? Sì? Vuoi che te ne racconti una? Sì. Non vuoi indovinare? Vuoi che indovini? Se ti fa piacere, sì. Sì. Aspettano un bambino? Ma come fanno a sapere? Vabbè, è normale, no? Se fossero finiti in ospedale o se avessero comprato una macchina nuova, non credo proprio che avresti fatto un indovinello, o no? No, no, cioè, insomma, aspettano un bambino. Sono contenti? Credo di sì, o almeno Gianni me l'ha detto con te. Io non mi ci rivedo, Ma nessuno ce lo vedi prima che accada, no? Comunque io se ci pensavo, cioè, immaginavo lei, con quella panciona starà sicuramente malissimo. Vabbè, nessuno sta bene con la pancia. Non è vero, Marta ad esempio stava bene. Ma Marta è già cicciona di suo, cioè la pancia gli dava solo un senso, no? Madonna, come sei cinica. E poi comunque non è vero che nessuno ce lo vedi. Ma se ci sono delle persone che appena le vedi insieme ce li vedi già con la prole, pancia lei, pancetta lui, stempiature, cravatta, station wagon, cubi di gomma sul tappeto, e incrostazioni di pappa su tutti i mobili. E noi due tu ci vedi? Così? Magari senza stempiatura, voglio dire. No, no. Neanch'io, guarda, neanch'io. Ma sì, comunque non è un pregiudiziale, No, io dicevo solo dal punto di vista esterno. Infatti, cioè no, ma poi queste sono cose che capitano. La volta che poteva capitare, non fu certo incoraggiante in quel senso. Ma mi sei venuto dentro? Scusa. Ma sei completamente cretino. Non l'ho fatto apposta. A controllati, cazzo, no? Stai calma, è successo, va bene. Ma come stai calma? Ma poi sono io che mi devo sbattere con i dottori, con i test, ma il corpo è mio. Sì, il corpo è sicuramente tuo, ma è anche un pochino nostro, no? Ma che cazzo dici? No, so che così può sembrare maschilista. Sembrare? Mi lasci spiegare, Ma cosa può spiegare? Non c'è niente da spiegare. Cazzo, non ho più... Voglio dirti che non volevo vederti dentro, ecco. Ah, non lo voglio sperare. Solo che è un po' di tempo che ci sto un po' meno attento, perché... E mi sembra che ci sembri che, se nel caso dovesse venire anche un bambino, non sarebbe poi una così grande tragedia. E questo per caso, che se dal caso dipende molto da dove schizzi, lo possiamo decidere insieme o lo decidete solo tu e tu c'è? Sai bene che non volevo dire questo. Ma io non so cosa volevi dire, ma dico, volete rendere partecipi anche me e la mia patatina? O pensate di fare solo voi due e il caso, naturalmente? Insomma, per fortuna non rimase incinta. Dunque io da quel momento stetti sempre molto attento. Un vero campione di autocontrollo. Purtroppo non rimasi incinta. Cioè, il fatto di non averlo deciso non voleva dire che non lo volesse. Forse dipendeva dai bambini. Cioè, non lo so se dipendeva dai bambini. Con dei bambini sarebbe stato diverso, ma forse anche peggio. Questo comunque succedeva già molto prima dei calzini. C'entrava anche la gelosia, naturalmente. E con chi eri al telefono? Ero con Marta. Tutto sto tempo? Vabbè, sai, no, come Marta. Ma non so come Marta. Com'è Marta? Marta è una che sta tanto al telefono. È un'ora. 50 minuti. Vabbè, un'ora che dire, dai. Scusa, ma cosa avevi tutto qui da ridere così? Ma scusa, mi dici sempre che Marta è noiosa. Che quello che ha da dire non è interessante e ora vuoi che ti racconti tutta la sua telefonata? Ma sei geloso di Marta? No, non sono geloso di Marta, era Marta. Sei geloso? Era Marta. Allora se era Marta non capisci cosa avevi tutto qua da ridere, visto che Marta è così gloriosa. E lo dici sempre, tu che è noiosa. Vuoi che ti racconti esattamente tutto quello che mi ha detto? Te ne stai sempre lì, ferma, moda, sembra che non te ne freghi niente di niente. Poi non ti chiama... La rompicoglione di Marta all'improvviso scopri che ti fa così tanto ridere. Ma dimmi una cosa, ma sei geloso del fatto che con Marta ride e con te no? No. No. Ma è un po' sì. Ah, infatti, mi pare. Scusa, non dovrei. Dovresti
Dovresti cercare di essere meno noioso se ci tieni tanto a farmi ridere, ecco cosa. Dove vai, scusa? Da nessuna parte. E cosa stai facendo? Niente. E allora prendiamo il via di qua, dai. Perché non ti sopporto più. Ecco perché. E non ti sopporto più perché tu non sopporti più me. E comunque, tanti auguri. Il mio compleanno. Il mio compleanno, ora me l'ero completamente dimenticato, un bacino. Ti dimentichi sempre anche del mio. Scusami. Allora, che dici? Ma fai se che vuoi, non è importante. Calzini! Calzini! Mi piace? Ce ne due! Calzini! Sì! Certo, queste righine si fanno... Piaccio! Non so se me le metterei proprio... Ti piacciono? Sinceramente no, guarda. No, sinceramente no. Lo sapevo. Io posso con tutto il pomeriggio a cercare questi cazzo di calzini. Ma sai se cosa ti dico? Ma lo sai cosa ti dico? Ma fanculo a te! Questi cazzo di calzini! Come faccio io adesso? Amore, dai, sono solo dei calzini! Non sarei arrivato al suo prossimo compleanno. Amore, dai! Scusi? Sì? Sa che lei danza molto molto. Ma se non esce letto in conversazione? Sì? Levate la conversazione del sesso. Anche che ordine? Credo che potremmo iniziare con il sesso. E poi vediamo se ci vengono degli amici. Non era un eccellente conversatore? Rimane sempre la mia seconda virtù. Nei momenti più tristi che vengono in mente quindi più allegri. E questo rende i momenti tristi ancora più tristi. Così, in questo momento lei stava parlando, io pensavo a lei che ballava, noi tutti facevamo le scene. Stiamo rovinando tutto, tutto quello che di bello c'è stato. Cioè, il presente ormai è già rovinato, io ora che si rovini anche il passato. Hai dimenticato il futuro? Rovinerebbe il passato? Io non voglio odiarti. Mio? Penso che ci manchi un po'. Cosa pensi? Sai, pensavo la volta che volevamo andare al compleanno di Marta e poi abbiamo iniziato a vedere qualcosa, abbiamo fatto tardi e poi abbiamo deciso di rimanere qua. Poi... come volevamo essere comunque una festa, abbiamo messo la musica e tu ballavi e poi abbiamo fatto l'amore. Ti prego. Ma perché non può più essere così? Perché non è così da un sacco di tempo? Perché non sarà così soltanto perché ora ce lo stiamo ricordando? Ma noi due ci abbiamo, no? Ma noi non siamo felici. Balliamo. Poi quando si fa così poi non se ne esce più. Un ultimo ballo. Dai, ti prego. Non sarebbe più semplice lasciarsi litigando invece che così? Lo facciamo già tutti i giorni. Io avrei voluto lasciarci bene. Non ci si lascia mai bene, perché vengono in mente i momenti più belli, allora lo strazio. O vengono in mente quelli più brutti. Allora è ovvio. Dobbiamo deciderci. Tra strazio e ovvio. Addio. Così ci eravamo lasciati. Che era la cosa migliore. Cioè meglio. Lei mi aveva lasciato. Che era la cosa migliore secondo lei. Certo, comunque non potevo darle troppo, eh. E se n'è andata a stare da Marta. Perché era lei che lasciava me e io sono rimasto qua. Come accadeva di lasciare. Poco nel tempo... ho trovato una stanza in affitto e allora sono andato a abitare là. E quindi lei è tornata qua. Perché anche se era vero che era lei che lasciava me, era forse anche casa sua. Ma che ci fai? Mi stavo aspettando. Ma eravamo d'accordo che te ne saresti andato prima che io rientrassi. Volevo vederti. Ma eravamo d'accordo così perché ero io che non volevo. Certo, volevo vederti. Ti volevo dire. Ma lo sai che non funziona così, no? Mi sta
manco anch'io, eh? Certo che mi manca, sì. Ma te l'ho detto che noi siamo abituati. E allora torniamo insieme. No, non funziona così, no. No. Esci, Pietrone. Esci, non fai neanche questo. Comunque, l'avevo fatta la valigia, l'avevo fatta. Tenendo una lezione di gioco lirica in una università privata. Immaginiamo Lirat come una donna che ha un marito con i baffi e, diciamo, quattro figli. Il marito è molto prepotente. Ogni tanto la picchia, ogni tanto picchia figli e manda avanti la ragazza. E la famiglia ogni tanto sopporta, ogni tanto si lamenta. Due dei figli ce l'hanno con lui e le prende lo stesso. Gli altri due invece lo stimano e vorrebbero un giorno diventare come lui. Ma non è una famiglia modello e tutte le altre famiglie lo notano. Poi c'è un signore molto forte. Socio in affari dell'uomo con i baffi. Un bel giorno il signore molto forte, l'uomo con i baffi, non va più d'accordo e allora l'uomo molto forte uccide l'uomo con i baffi e per caso uno dei figli, guarda un po' uno di quelli che lo stimava. L'uomo molto forte si fa fare le foto di famiglia con la moglie costretta a sorridere, i tre figli superstiti. Lo odiano. Tutti e tre. All'inizio le altre famiglie pensano che sia un bene che l'uomo molto forte abbia fatto fuori l'uomo con i baffi, ma poi si rendono molto presto conto che la famiglia è ancora più infelice di come era prima. E allora sostengono che l'uomo molto forte debba andarsene. Intanto i tre figli superstiti cominciano a litigare, a darsela di santa ragione, e allora l'uomo molto forte sostiene che è un bene che ci sia lui a fare il capo famiglia, perché se non ci fosse lui, i tre figli si ucciderebbero. Mi qui tutto chiaro? Scusi, ma perché Lira deve essere per forza una donna? È una metafora. Sì, ma deve essere per forza una donna? No, certo, può essere anche un uomo, ma volevo che avesse un marito con i baffi. E comunque sia... negli Stati Uniti non possono essere un negro, una donna, un gay. E è comunque una metafora geopolitica e non sessuale. Comunque, signorina, portare la kefira a una lezione di geopolitica non la rende per niente obiettiva. Ma io non voglio essere obiettiva. Lei sì? Cerco di esserlo il più possibile. E non pensa che l'obiettività sia un ombrello per il fascismo? Sì, certo, credo che possa essere un ombrello, lo credo. Ma da tempo ho smesso di chiamare fascisti tutti quelli che non la pensano come me. Così, poi dopo, siamo andati a bere una cosa. Thank you.
Germania, l'Italia, la Francia, l'Inghilterra, la Germania, il Portogallo, il Belgio, sì, ho detto quasi, ma Stato è maschio, Repubblica è femmina, anche la dittatura lo è naturalmente. Il regno e l'impero, no? È una cosa molto più di moda. Non è una regola. Sì, è una regola proprio perché è piena di eccezioni. La Merkel, la Thatcher, il 30% della parlamentari femmine. Servono solo a mantenere l'eccezione a un certo livello e a dimostrare che la maggior parte degli statisti è maschio. Se no sarebbe utile parlare di quote rosa, no? Ma non era la politica. Erano già alcuni discorsi. Quelli che un bacio interrompe per sfinimento. Ma non era ancora il nostro caso. Sì, credo che fosse il suo, quello sì. Ma non era ancora il caso mio. Erano appena passati 3 mesi da quando io e mia moglie ci eravamo lasciati. E non avevo abbandonato per niente il progetto di tornare a casa sua. Neanche se ero moralmente autorizzato a farlo. Già tutta questa conversazione mi sembrava un tradimento. Gli Stati Uniti sono plurali. Sono gli unici? No, sono unici da tanti punti di vista, sì. Così unici che direi singolari. Le persone che volevano scopare con me di solito non facevano così tanta conversazione. Ma lui ci investiva molto. Evidentemente pensava che fosse il suo unico talento. E io mi chiedevo come fosse così privo di talento da investire se stesso in una conversazione così stupida. Però questo mi faceva simpatia. E così cercavo di non spaventarlo. Sono per esempio l'unico impero sopravvissuto al terzo millennio. Ma credono di essere una democrazia. Sì, ma credono in molte cose, tutte diverse tra loro. Ma perché sono creduti? È un po' perché sono plurali, per l'appunto, hanno Bush e Woody Allen. A me non è mai piaciuto Woody Allen. Vabbè, sì. Però, come dai, che può piacere, no? Bush, no. Anche se rideva molto, mi vergognavo tanto di aver detto come verrai. Un po' perché era una parola che mi faceva sentire meglio. E un po' perché adoperavo tanto con mia moglie. Mi faceva senso cercare di sedurre questa allegra ragazza, ma nello stesso tempo cercavo di farlo con gli stessi mezzi che avrei adoperato con mia moglie. Decisi di colpo di essere uomo e di fuggire da questa situazione. E paghiamo e andiamo. Dove? Cioè, in che senso? Ah, ok, ci salutiamo. Sì, volevi... No, tu volevi... Se vuoi fare qualcosa. Insomma, se vuoi ci rivediamo. Sì, certo, davvero. Non ti devi sentire dove. Oh, mi fa piacere, sì, in serio. Di solito la gente non parla 2 ore del sesso delle nazioni, no? Ti ho annoiato. No, non ci siamo annoiati. No. Per questo che pensavo che magari ti faceva piacere se ci rivedevamo. Non aveva bisogno di essere particolarmente intelligente per non essere una stupida. Non si fugge di fronte alle proprie responsabilità facendo finta di niente dopo che si è parlato per 2 ore del sesso delle nazioni. Stavo facendo brutta figura. Dovevo recuperare la mia virilità, che in questo contesto significava essere leggermente più diretti. Sono sposato. Sì, lo so. Certo. Tu ovest e io est, grazie. Siamo separati. Ah. Mm. E vuoi... ti porto con la cena. Hai la macchina? No, ti porto, intendo, a piedi. Va bene. Tutto iniziò così. Poi io non credo nelle pause di riflessione. Comunque mi ero messa in quella sconveniente situazione nella quale se volevamo rivederci
dipendeva da me. Non c'era giorno che io non ci pensassi. Così mi ha portato a mangiare qualcosa. Una cosa volevo evitare a tutti i costi: di farmi consolare perché mia moglie mi aveva lasciato. Così abbiamo toccato tutti gli altri argomenti. Non ho mai capito, Godard. No, le dette così italiane, ma in realtà tra le cose meno ecologiche che ci siano. Ma veramente non conosci Massive Attack? Bush ha fatto la democrazia, quello che Stalin ha fatto il comunismo. I giapponesi sono i più strani di tutti. E mi manca veramente solo Pasolini e Derrida. Anche se non ci fossero le partite, i tifosi si comporterebbero lo stesso nella stessa identica maniera. Gli attori italiani pensano che gli attori americani non facciano niente, per cui non fanno niente e non succede niente. Dopo i Grunge, musicalmente non è successo più niente. E siamo un popolo che vuole essere comandato solo per il piacere di poterti subire. E anche Clint Eastwood ha un po' rotte coglioni. Ma lasciate lei, non mi ha dato neanche modo di rispondere. Ci abbiamo buttato fuori di casa, così, quindi non abbiamo fatto assolutamente niente. Il nostro rapporto era loro, non lo nascondo, no? Ma sono cose che si decidono insieme, no? Cioè, potevamo anche parlare. Comunque, sinceramente, non le seguo ancora, no? Sono una grande amarezza. Sì, sì. Una grande, grande amarezza. E un po' di nostalgia anche. A volte. Solo in alcune volte, comunque. Per esempio. La notte, per esempio, quando mi sveglio di soprassalto alle 5 e d'improvviso scopro che l'altra metà del letto è vuota. Allora lì per lì, prima di svegliarmi del tutto, mi sembra un incubo. E allora mi giro, guardo la sveglia, segna le 5. Non è la stessa sveglia. Non è la nostra sveglia. Non è la nostra casa. Le 5 è l'ora dei suicidi, sai? No, non lo sapevo se non mi sono mai suicidato. È una volta. Scusa. Stavo scherzando. Ah beh, ovviamente non ci sono riuscita. Meno male. Ti sarebbe dispiaciuto? Posso risponderti di sì, anche se in quel caso non ti avrei conosciuto. Proprio per questo. Mi sarebbe dispiaciuto moltissimo. Alzavo la cornetta. Ma non la mettevo mai a lui. Guardavo la tastiera, vedevo il suo nulla. Poi il telefono iniziava a fare tu. Allora riabbassavo la cornetta, poi la risollevavo e ricominciavo a guardare la tastiera. Qualche volta il telefono squillava davvero e io speravo sempre che dall'altra parte ci fosse lui. Invece più delle volte ero matta. Che mi chiamava. Tirare un po' su di me. Ma io non avevo voglia di parlare con lui. Vi agganciavo. Le rispondevo no, a monosillabi. Perché speravo che lui mi chiamasse. No? Mi era insopportabile l'idea di non poter raccontare a mio marito quanto fosse noiosa mai. Però non lo chiamavo, no. No, perché lo so bene come funzionano queste cose. Lo chiami, ci torni insieme. Va bene il primo mese e poi ricomincia tutto da capo. Ma questa volta lo sopporti per non fare di nuovo quell'inutile fatica che era costata lasciarti. La tua vita è rovinata. Non è vero che ho cercato di uccidermi. No? Scherzavo. Che ridere. E allora perché l'hai detto, scusa? Ah, perché stavi raccontando una cosa triste. E allora volevo raccontarti una più triste. Così, per non essere in imbarazzo. Ti ho messo in imbarazzo. Vuoi? No, grazie, guarda, sono le mie. È uno spinello. Cos'è? Erba. Oh, no, non ti divento un cretino da morte. Non puoi capire, guarda, dove iniziano? Io inizio, dove finiscono i cretini, scusa. Sono molto curiosa, dai. No, meglio di no, dai. Dai, suicidi, Iraq, tua moglie. Ci facciamo due risate e poi andiamo a dormire. Vabbè. Dai, voglio vederti cretino. Non mi sta davvero un imbarazzo così. Buona? Buona veramente. Thank you.
dispiace se vi siete un attimo. Qui? Niente, tu? Ah no, niente, volevo sapere come stavo. Abbastanza bene, tu?
abbastanza, abbastanza. Cosa fai? Ma è il solito. Insegno, cucino, non mi stiro le camicie. Per il resto? Per il resto, bene, bene. Ma sei sempre un po' arrabbiato con me? No, 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 sono stato un tempo, sì, sì, ma adesso non più, eh. Ma in fondo credo che tu avessi ragione tu, come sempre, del resto. Penso che sia meglio così, dai, no? Sì, ma sì, forse sì. Sentiamoci ogni tanto, va bene? Ma te non mi chiami mai. Neanche tu. Vabbè, io lo sto facendo. Allora, sentiamoci ogni tanto. Ma ti vedi con qualcuna? No, no, no. E tu? Io sì, mi vedo con uno, ma niente di che. Davvero? Sì, ti dispiace? No, 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 sono contento, davvero. Sì, davvero? Sì, 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 ma sai, ci pensavo anche l'altro giorno, in fondo, penso che per voi donne sia ancora più difficile, ecco. Ah, dici? Dicono. Invece io mi vedo con una persona e te no. Ma ti darebbe fastidio? Vabbè, non avrei diritto, insomma. Cioè, ma a te darebbe fastidio? Ma non lo so. Magari vediamoci. No, guarda, io non credo di essere ancora pronta. Magari con tuo uomo. Ma non è il mio uomo, è uno che vedo ogni tanto. Ma esiste? Ecco, perché non dovrebbe esistere? Ok, chiedevo. Vabbè, dai, ci sentiamo, eh? Vabbè, e comunque mi ha fatto molto piacere sentirti. Sì, anche a me. Sì. Ciao. Magari chiamano. Sì. Sì, sì. Cioè, ma chiamano qualche cosa. Sì, 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 certo. Vabbè, allora ciao. Ciao, eh. Tutto bene? Sì, sì, dice che si vede comodo. Ah sì? Dice. Comunque io non gli ho detto niente di te. Ma cosa di me? Cioè che io ero qui con te. E perché no? Perché mi vergognavo. Perché io qui con te ci sto bene. E volevo che lei pensasse che stessi male, così anche per creare dei sensi di colpa, ecco. Perché vuoi che lei ti chieda di tornare da lei? Magari per dirle che invece sto meglio con te. Ma ci siamo dati solo un bacio. Vabbè. Buonanotte. L'ami ancora? Sai che non si capisce. Perché anche se l'ho appena sentita, ho voglia di fare amore con te. Che io uscissi. Io non mi fermavo neanche a pensare se mi andava o non mi andava, io mi fermavo al verbo uscire. Esci con me, usciamo sabato, esci stasera. No, avrei dovuto rispondere. Ho preso 5 amate e mia madre non mi lascia uscire. Io non trovavo una seconda giovinezza sul fatto di essere rilasciata da mio marito. Io ci tenevo alla mia età, alla mia esperienza. Ma ho scoperto che non è consentito, no? No, perché o sei giovane, o sei vecchia, o scappi in interno casa. Il mio interno casa ormai era finito, ma a giocare alla giovane non mi andava, vecchia non mi sentivo. E così ho scoperto di essere entrata a far parte del mondo dei reduci. I reduci non sono necessariamente degli sfigati, sono dei timidi topastri che per qualche strano motivo non sono accoppiati, che vivono ai margini della società della quale facevano o forse faranno parte. Io ora ero una di loro. Marta era il mio parente. Qualche volta lasciava la bambina al marito, qualche volta prendevano una babysitter e uscivamo. Marta conosceva un sacco di reduci e mi faceva fare un provino a settimana.
doveva vedere accoppiata per forza. Io non ci tenevo per niente, ma mi ero stancata di starmene da sola a casa. E così uscivamo. I reduci sono un po' come i panda degli zoo. Hanno sempre degli spettatori ai loro accoppiamenti che fanno delicatamente il tifo per loro. Io non potevo non pensare che con mio marito ci eravamo conosciuti in un modo totalmente diverso. Ma se si fuma qui? Allora, non sono fumo. Mm? No, ho visto uno che fumava prima, sì. Qui? Ah. Poi? No, non fumo. Ah già, me l'hai detto, scusa, e come hai detto che ti chiami? No, non te l'ho detto. Conosci Marta? Beh, normale, è il suo compleanno, sta qui è perché conosci Marta. Io no, per esempio. Ah no? No, vuoi che te la presenti? No, sono qui, non sapevo che era un compleanno, se no uno dovrebbe portare un regalo, cosa del genere, no? Ma in che senso ti sei infatti? Non avevo voglia di stare solo, no? Così, visto che qui c'era la festa, devo parlare con qualcuno, magari uno conosce l'amore della tua vita. Beh, io non credo di essere l'amore della tua vita. Ma no, non sei il mio tipo. Ma no? Conosci qui qualcuno che potrebbe piacere? Non conosco più di te. È un po' più alto di te. Che ti fumi? Che sia magari un po' più... un po' più, ma anche un po' meno. Lo sai che tu potresti essere il mio figlio? Non ti danno più niente. Se smettessi di fumare? No, guarda, non è proprio una questione di più. La realtà è che mi sembri un po', come dire, superficiale. So esserlo, ma siccome è una festa, converrai che uno si aspetti che uno sia superficiale, no? Ma su essere anche molto profondo. Vuoi sapere come siamo arrivati alla crisi del posto? Vabbè, si parla d'altro. E di come ne usciremo? Ah, perché tu lo sai. Guarda lì. Mi era antipatico. Era presuntuoso. Lui fingeva... cercava di essere interessato in un modo totalmente, come dire, ridicolo e non certo simpatico. Lui fingeva di non interessarsi a me in un modo totalmente trasparente e rozzo. Ecco, così. Cioè, una dinamica totalmente diversa da questi incontri combinati, dove ti spiattellano tutto ciò che di meglio hanno subito al primo incontro, così che poi dopo le cose non possono che peggiorare. E allora io mi sto ben alla larga da quel dopo. Il pensiero che lui potesse essere felice anche senza di me non mi faceva dormire di notte. Cioè, io volevo che lui stesse male senza di me, volevo che lui soffrisse senza di me. Era per questo che gli avevo raccontato per la balla che mi vedevo con un altro. Lui mi ha detto che non si vede con nessuna, però poi un giorno sono andata alla Feltrinelli. Sì, volevo comprarmi un libro che mi tirasse un po' su di morale. Mi avevano detto che c'è un sacco di parapsicologia rosa sui casi come il mio. E che sono comprata un manuale. Un manuale americano, compiti e obiettivi. Quando ho visto che c'è tanta manualistica e tanta letteratura sul mio caso, ho abbandonato l'idea di farmi aiutare da un libro. E ho scelto proprio il più stupido, proprio per sbeffeggiare gli autori e i lettori. E poi sono passata nella sezione politica per vedere se c'era qualcosa di nuovo. E lì l'ho visto. Ciao, cosa ci fai qui? Ciao, ero passata a vedere se c'era qualcosa di nuovo. Grandi parole su come si è arrivati alle grandi crociate del terzo millennio. Ti sembrano? No. Allora sì. Vado a leggere altri due inizi e poi vado a passare tre quarti d'ora da lì. Tanto una maniera di venderti te la trovano sempre. E tu cosa hai preso? Ma niente, abbastanza. No. Ah, mi manca sapere cosa leggi. Vabbè, ti dovrei abituare, no? Oh, non sei cambiata per niente. No. Dai, sono curioso, indovino. No, ma sei antipatico, Forse sono antipatico per dimostrarti che hai fatto bene a mollare. Ah, sei risentito allora. Guarda cosa ti ha trovato! Cosa? Il massimo attacco! Sì, lei è mia moglie di cui ti parlo. Ah, ciao.
Mi ha parlato tanto di te, che mi sembra quasi di conoscerti. Ah, beh, non sapevo che... Non ci siamo più visti. Vabbè, allora ci vediamo. E invece col tuo uomo? Ah no, benissimo, grazie, tutto bene. E voi? Beh, non stiamo proprio insieme. No, bene, comunque bene, sì. Bene, mi fa piacere. E allora io andrei. Sì, allora magari ci vediamo finita, va? Sì. E ti chiamo, va bene? Sì, fai come vuoi. E allora ti chiamo. Ciao. Ciao. Ricostruirsi una vita in 10 mosse sicure. Vabbè. E il libro che va a pagare. La prima mossa sicura era cambiare disposizione dei mobili, il colore delle pareti, il modo di vestire, il modo di pettinare, la musica dell'iPhone, tutto. Certo, diventare una nuova persona è un modo abbastanza spicciolo per cancellare i ricordi, ma si sa, sono americano. Non volevo cancellare i miei ricordi, volevo piuttosto conviverci bene. È per questo che mi ero accontentata di comprarmi un paio di scarpe nuove e di spostare un po' il divano. L'idea di cambiare musica mi era sembrata ottima, poi mi era tornata alla mente quella scema tutta contenta con i sassi da te. La quarta mossa era trovarsi un altro. Su questo punto gli autori sono molto pragmatici. Quest'altro non deve piacerti per forza. No, l'importante è passarci del tempo insieme, sopportarlo. Insomma, è un esercizio di estroversione. Bisogna impegnarsi a pensare a un'altra persona che non sia il ricordo del tuo compagno. E se le cose vanno bene, altrimenti non importa. L'esercizio è stato comunque salubre perché lo spostamento d'attenzione è sangue, dicono gli americani. E così, grazie al punto 4 del manuale, John Johnson e David Davidson sono entrati nella sua vita. Io, se no, mi occupo di consulenza. Lei l'ho conosciuta in gelateria. Il secondo punto dice di fare una lista di tutte quelle cose che avevi accantonato a causa dei gusti di lui. Io sono ghiotto di gelato. Di quei piccoli sacrifici fatti sull'altare del vostro amore che non vi sono mai pesati, ma dei quali sei stata comunque schiava. Il mio gusto preferito è il pistacchio e non è facile farlo bene. I film scelti per compiacere lui? Sono abbastanza pratico della maggior parte delle gelaterie di questa città. Poi lista alla mano, si passa al punto 3. Sostituire tutte quelle piccole attività e abitudini comuni con attività e abitudini soltanto tue. Non è che sia proprio un'ossessione, ma non è raro che tra le 5:30 e le 6:30 del pomeriggio io mi conceda un buon gelato. Così i gelati sono tornati a fare la loro parte della mia dieta. Se la sanno fare, una normalissima crema non la batte nessuno. E mi scusi, mi dia una coppetta da 2 euro, cioccolato e nocciola, grazie. Scusi? Sì? Scusi, è la prima volta che viene qua. Le dissi così quella volta, senza un secondo fine. Sì, gli risposi. Perché? Se è la prima volta che viene qua, lei non può assolutamente non assaggiare lui. Il pralino! Qui lo fanno veramente, voglio dire, per trovare un pralinone all'altezza di questo bisogna fare chilometri. Mi sembra molto pratico. Sì, dei gelati qualcosa, ne so, ma non volevo essere inopportuno. No, non ci mancherebbe. Pralinone ha detto. E pistacchio! Sempre che non l'ha inopportuno, ovviamente. No, allora mi dia una coppetta da 2 euro, pralinone e pistacchio. Lei viene spesso qua? Sì, quando voglia di pralinone. Se no, c'è un'altra gelateria vicino a dove lavoro io. Però lì sono più famosi per le frutte. Le frutte? Ah, quella è la frutta! Ah, già, mi scusi, sa, il fatto è che a mio marito non piacevano e così anch'io sono rimasta lontana dai gelati per un po'. E questo è molto male. Già.
Si offrì di farmi recuperare tutto il tempo perduto e così scoprimmo di avere anche altri interessi in comune. La pizza! I negozi di cazzatine. La pizza, quella alta! I vini bianchi. I posti esotici. E tante altre varie cosette per le quali ogni tanto ci vedevamo e passavamo del tempo insieme. Non compravamo niente, stavamo bene. Non è mai successo niente di tenero, mai un bacio, niente. In verità non era neanche che mi attraesse particolarmente, però era una piacevole compagnia. Contemporaneamente però avevo come la sensazione che lui mi vedesse come... Un'amica! Ha! Un'amica! Io non l'avevo mai avuta un'amica. Ho avuto una mamma, due zie, tre fidanzate e un'ex moglie, ma un'amica mai. Una volta le l'ho anche detto, eravamo in pizzeria. Meno male, me l'hanno consigliato tutti perché. Salve, buonasera. Quanto è che sono? Quella alta. Anche a te piace cioccolata così. Che poi c'è una specialità. È la pizza di 5 formaggi. Cioè in realtà sono 4. Però uno praticamente a volte lo fa un po'. Insomma, è scaduto. Però è eccezionale perché nel mezzo alla pizza non sembra nemmeno. Degli amici, però non so se arriva da bere. Chi assaggia? Lui. No, io? Sì. Io. Ah sì, assaggio io. Però no, aspetta, non c'è vino. Non è un bicchiere. Non c'è il bicchiere. Manca il bicchiere. No, mi dispiace, me lo sarei portato da casa. Cosa fa? Grazie. Basta, grazie. Ha assaggiato la fine. Alla fine ha assaggiato la fine. Usa così i polsi. Grazie. Addio. E insomma... Vabbè, ci sono un po' particolare, Alla nostra. Pensavo una cosa, non so se faccio bene a dirtela, però io sono così spontaneo. Ma dai, dimmi, non ti fa tenere. Ormai, da quant'è che ci vediamo? Più o meno... 3 settimane, sì. 3 settimane. Sì. E ci vediamo un giorno sì e un giorno no, più spesso nei fine settimana. Però se in mezzo alla settimana succede qualcosa di divertente,
ci scappa anche un messaggino. Sì, 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 è vero. Non mi era mai successo. No? No, cioè, sì, però quando sono stato fidanzato. Cioè, la prima volta no. Perché no? Ah! Perché non c'è una giornalai, per cui uguale ma senza messaggini. Però volevo dirti che non mi era mai capitata una cosa così. Ma così come? Non ho mai avuto un'amica! Ecco! Per cui non me l'ero neanche mai immaginata un'amica. Cioè una ragazza con cui stai bene, ma che non ti attrae in quel senso. Che nel senso è anche meglio di un amico, perché si sa, gli uomini sono fatti apposta per le donne e le donne viceversa. Però senza tutto quello stress. È bellissimo, no? Sì. No? No, sai, volevo dirtelo perché... No, mi hai fatto bene. Salute. Buonasera. E... io vado un attimo al bagno. Sì, sì. Sì, sì. Sai una cosa? Cosa? Le donne pisciano di continuo. È vero. Lo presente. E come dargli torto? Alla fine io provavo più o meno la stessa cosa per lui. Però cazzo. Cioè, il libro diceva che dovevo sedurlo, ma comunque andiamo nel libro. Cioè, una donna va comunque desiderata. Perché male le donne oggetto, va bene, ma anche solo soggetto. E poi io ho sempre pensato che si poteva essere amici solo con una brutta. Per cui le cose erano belle. La prima non dovevo piangere. E la seconda dovevo sedurlo. Anche contro la mia volontà, anche a costo di perdere l'unico amico che avevo. Tornò dal bagno stranissimo. Senti, io proporrei un brindisi. Un brindisi, certo. E direi, partiamo con l'amicizia? All'amicizia. Vai. E comincio a bere come un coso. È buono, eh? Mm. Sì? Sì, insomma. Comunque, sono veramente molto felice di essere qui con te. Sì? Sì, sei proprio una brava persona. E comincio a farmi bere a chiappe più del dovuto. E quindi io proporrei un brindisi alle brave persone. Alle brave persone. Poi quando si era scolata la bottiglia, è venuto fuori che gli girava la testa e che non riusciva a reggersi in piedi. Sì, sì. Salute. Quindi mi sono proposto di riportarlo a casa. Ho girato un po'. Andiamo. Su. Ma non è neanche arrivata la pizza. Vabbè, ti senti male, hai scolato due bottiglie. Forza, dammi la mano. Uno. Mi dispiace tanto. Ma non fa niente. Allora, uno, due... Aspetta, mi giro tutto. Aspetta. Senti, non ci sono taxi a quest'ora. Facciamo una cosa. Guarda, mettiti qui. Allora io mi metto qui, ferma. Al mio tre monta, eh? Ok. Uno. Sì. Due. Sì. Tre. Ah! E quindi mi sono proposto di riportarla a casa. Non mi sento per niente bene. Io non c'ero mai stato a casa sua, però una bella casa, un po' barocca forse. Ma mi piacciono tutte queste freschi? Sì, sì, sembra di essere una chiesa. Poi guarda quanti posti a sedere, bello. C'è anche un omino lassù. Ciao! Quello del piano, non gli dare tanta confidenza. No? Senti, ti ringrazio di avermi portato a casa. Senti, posso offrirti un whisky? Ma sì, vada per il whisky, grazie. Anche ho pensato che era un po' strano. Voglio dire, non si reggeva in piedi, mi offro un whisky. Ti piace il jazz? No. E che musica ti piace? Mi piace l'opera! L'opera? Cioè, no, l'opera non c'è.
E allora vado per il jazz. Va. Andrea, puoi mettermi il jazz? Sì, subito. Per forza rimediarsi, non ci sei mai stata in un posto bellissimo, va bene. Cosa, mamma? Sì. Ma io non ti piaccio per niente. Non è che non l'avevo capito. Lo sospettavo. Solo che adesso ne avevo la prova. Ma no, 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 ti trovo bellissima. Quello che ho detto al ristorante sull'amicizia è che voleva sminuirti. Anzi, è esattamente il contrario. Ah, allora? Sì? Allora, vorresti fare l'amore con me? Senti. Adesso, io non vorrei fare l'amore con te perché tu sei alticcia. Io un po' meno, però sono alticcia anch'io. E quindi ora magari devo andare e poi... No, poi domani mattina ci svegliamo. Te non sei più alticcio, non sono più alticcio, però siamo lì oramai. Cioè, quello che voglio dirti. Vabbè, non mi raccontare quella storia che non vuoi perdermi come amica. No, no, cioè, io che cosa? Perderti. Ma ti fa sempre il tipo, no? Perderti come amica. È solo che è quello che avrei voluto dirti in realtà. Ti ho ferita, mi dispiace. No, sei la persona migliore che abbia mai incontrato. Mi abbracci. Quella parte di mondo che si considera civilizzata. Questa ragazza va avanti con quel pancione e con questi due borsoni da chissà quanto. Signorina, ha mica bisogno di una mano. Non è così difficile da dire. A me sembra il minimo. Ecco perché oggi mi sono trovato in casa sua. La cucina è di là. Ah, grazie. Faccio la spesa una volta alla settimana. Aspetto che mi manchi proprio tutto. E tuttavia butto via un terzo di quello che compro, come tutti. Stavo pensando a quanto pesava il terzo inutile che avevo in quelle buste, quando ho conosciuto il matto. Ho pensato prima a un ladro, poi a un truffatore, e poi a un importuno. Beh, penso che sia solo molto gentile, un po' antica. Sei stato davvero gentile. Grazie, mi sembra il minimo. Voglio dire, aiutare una donna così. È stato interessante. Grazie. Ah! Sai, io una volta ho incontrato una ragazza che conoscevo e gli faccio auguri! Lei mi guarda e mi fa
Come fai a sapere che è il mio compleanno? E allora, è il tuo compleanno! E mi guarda quanto può e mi fa, auguri per cosa? E allora, ma per il bambino! E non era mica incinta, cioè, non era neanche grassa. Avevo soltanto un maglione che mi faceva d'avanzo davanti. E allora io, che figura c'è? Beh, io invece sì, aspetto un bambino. No, volevo essere sicuro, Beh, grazie davvero. Ma lo sai che non mi capita spesso che alla gente venga in mente di aiutarmi così? Ed è strano. Voglio dire, un paese che non si occupa dei suoi figli, delle sue mamme. E vuoi un caffè? Solo se lo prendi tu. Io non lo prendo, sai, di solito... Ah, già, me l'ho scordato. Però te lo faccio lo stesso, volentieri. E allora... va bene, grazie, accetto. O preferisci del gelato? Aspetta! Che cazzo sei? Aspetta. Cos'è? San Montana, povero San Montana... Ma sì, sì, tra quelli confezionati. Accetto. Ok. Mi ha chiamato lei. Era diversa dall'ultima volta che l'avevo sentita. Era più allegra. Sembrava facesse meno sforzo per essere. Voleva vedermi qui, a casa sua. Non mi ha detto perché. Io non ero più rientrato da quando ne ero uscito, ma adesso sono pronto. Penso che oggi possa essere un giorno importantissimo. Così ho comprato anche dei fiori, anche per non venire a mani vuote. Ma dei fiori? Mangiare. Venire a mani vuote, caro. Ciao, vado a cercare un vaso. Sai, mi aspettavo di trovarla molto più cambiata. Perché? Per emozione. Quanto sei stronzo? Cosa ti aspettavo? Per trovarti un po' cambiato. Per emozione? Sì. Vuoi un caffè? No, grazie. Del vino? Sì, te lo prendo subito. Ecco qua. Oh. Che merda. Crema, ti piace? Senti, di che mese è? L'ho preso la settimana scorsa. No, non il gelato, la pancia. Settimo. Gemello? No, è solo molto grande. No, intendo di giugno, la pancia di giugno. Sì, dovrebbe. Romero? Anno? Ma mi pare 2005. Ma, alla faccia. Perché Merlot? No, intendevo per noi. Non è che entro un anno che non l'avevo sul coperto. E lui? È una lei. Oh no, intendo dire il papà. Non c'è. È solo tu. Non sto con nessuno. Ah, mi dispiace. Perché? Perché, voglio dire... Deve essere difficile. Non lo so ancora. Sei coraggiosa? No, lo volevo. E com'è che ti sei decisa a venire a vita? Vabbè, se te lo dico mi prende più scema. Se vuoi te lo dico comunque. Ma non è che posso evitare di dirtelo oppure raccontarti una scusa, vero? Me ne accorgerei. Ma sei così sicuro, Certo. Ti ha lasciato lui? No. Accidenti. Ho comprato un libro. Ricostruirsi la vita in 10 mosse sicure. Ma sai che sei proprio scema? Vabbè, l'ho fatto così, un po' per ridere. Credo bene. Vabbè, poi però ci ho preso gusto a seguire tutti i suoi ordini. E io? E sei il punto 9. Vuoi dire che sei già riuscita a seguirmi altri 8? Sì, perché? Una straordinaria costanza dell'ispirazione. Vabbè, penso che vorrai sapere che cosa dice il punto 9, no? Sì, certo. Te lo dico dopo. Va bene. Comunque mi ha fatto piacere vederti. Che a me, davvero. Fammi capire. Tu lei
Sono incinta, però lo tengo tutto per me. Quindi sparisci? No, non così. Ah, meno male. Comunque non era una storia seria. Neanche secondo lui? No, penso di no. Cioè, stavamo bene, sì, ma neanche sempre. Vedevamo un sacco di cose in un modo troppo diverso. Eh sì, ma a volte è il bello del rapporto, no? Sì, perché no? Ma vuoi metterci insieme per forza? No, no. È solo che, voglio dire, pensavo a te, alla bambina, a voi due sole. Magari questo ragazzo può essere da lì. Se lo conoscessi non la penseresti così. Bellissimo! Tu sei scemo! Ma dove quando mi salvi la vita, lo sai? E la tua ragazzina, lei te la salva la vita? E ogni tanto, sì. Come va con lei? Bene, bene, no, no, bene, bene. Sì. È una bella persona, sì, ma in qualche modo non mi basta che uno sia una bella persona. Credo che ci debba essere dell'altro. E tu staresti con una solo perché è una bella persona? Una bella persona? Sì, una gran bella persona, direi. E non c'è altro? Non stiamo più insieme. Ah, no? No. Ah, oh, mi dispiace. Cioè, non lo so, mi dispiace se dispiace a te. Per solidarietà, diciamo, no? Alla fine lo sai, non sono rimasta comunque affezionata. E credevo che ti augurassi qualsiasi male per me. Ma perché mi fai così brutta? Vendicativa. Guarda, il punto 5 del manuale diceva di smettere di essere. Benedetto manuale! Beh, forse magari alla tua età non ci si può accontentare di una persona, di una brava persona. Ma credo a nessuna età. Non lo so, non lo so. Comunque, quando non c'è altro, è un attimo che uno smette di essere una bella persona. A un certo punto io pensavo di essere insieme, con frente sulla cosa, e lei no. E questo con il tempo ha creato un certo squilibrio. Vabbè, immagino, sì. Storie tipo... Dove cazzo sei stata tutto il giorno che dicevo? Ma non mi ricordavo che ci dovevamo vedere. Ma infatti non ci dovevamo vedere. E ora perché sei così incazzato? Cioè, ma mi sembra normale che ci vediamo o ci sentiamo anche senza per forza prendere un appuntamento. Cioè, a un certo punto, davvero, ti giuro, non sapevo se essere più incazzato o più preoccupato. Fammi capire, scusa, ma... Dovrei essere sempre rintracciabile. Ma sei sparita per 4 giorni. Ma non sono sparita. Non ti trovavo, cioè... Ma in 4 giorni non ti sono mai venuto in mente. Ma non saprei. Ma come non saprei? Eh sì, non saprei. Cioè, io non ti sono mai venuto in mente. Sì, mi sei venuto in mente, certo. Mi sono venute in mente un sacco di cose, sai. Ma non è che le ho fatte tutte. Mi sei venuto in mente, ma non mi è venuto in mente di chiamarti. E perché? E perché no? Non fate finta di non capire, eh? D'accordo. Non faccio finta di non capire. Non voglio sentirmi in dovere di fare delle cose. Con te sto bene, più che bene, sto benissimo. Ma non mi voglio sentire in dovere di chiamarti, di organizzare tutto con te e tutte quelle cose. Ma la vita di coppia è fatta anche di doveri, di sentirsi responsabili nei confronti di un'altra persona. Chi ha parlato di vita di coppia? Io. Tu. Vieni, adesso. Io non l'ho mai fatto. Ci ho pensato. Cioè, capito, non mi va di legarmi ad una persona in una maniera stabile. Sì, però voglio dire, e la bambina? È proprio per la bambina. Perché è facile che diventi una scusa per far andare bene un rapporto che in realtà non si è scelto. Voi giovani siete proprio tedeschi. Io non sono i giovani. Scusa, non volevo generalizzarti. Insomma, di colpo mi sono sentito un po' fuori moda, no? Smetti di ridere, per favore. Mi sono sentito un po' fuori moda, ecco. Cioè, all'inizio ero abbastanza come un fidanzatino entusiasta. E poi ho cominciato a far valere i miei diritti con dei discorsi da genitore. E a lei non andava più bene. Smetti di ridere, per favore. Scusa. E non andava più bene neanche a me. Per favore. Guarda, non prendermi in giro perché ho sofferto, sai? Ma immagino, certo. Senti,
Io un po' l'Europa l'ho girata. E lì sì che ne ho viste. Ne ho viste di queste mamme giovani che vanno con i loro figli a comprare all'usato. Beh, che hanno anche le strutture. Però non volevo dire questo, volevo semplicemente dire che non volevo farmi fatti tuoi. Anche perché mi sembra che sia una cosa che non lasci fare tanto facilmente. Per niente, infatti. Grazie per il gelato, ma devo proprio andare. Grazie per la spesa. No, dai, stai. Comunque, ci sentiamo ogni tanto, così. Chiama lei. Di rado, ma chiama lei. Insomma, non ci vediamo più, ecco. Non ci vediamo più. Grazie. Tu invece? No, io sto bene, grazie. No, bene, bene. Ti vedo bene, sì? Sì. Senti, senti, un'ultima cosa. Dimmi. Ora, sicuramente tu avrai un sacco di gente che viene qui a darti una mano, però se non ti dispiace, mi piacerebbe darti il mio numero. Ma no. Ma sì, dai, anche per una cosa stupida, mi chiami, no? Ma non ti chiamerai mai. Senti, ascolta, non è perché non mi fido di te o perché sono preoccupato. Io mi fido di te. È una cosa mia, mi fa piacere. Mi fa piacere sapere che se hai bisogno di qualcosa, anche la cosa più stupida, tu mi chiami e io la faccio. Non è un dovere. Va bene, dammi il tuo numero. Il punto 9 diceva, se sei sicura di non amarlo più, invitalo a casa tua. Cerca di instaurarci un rapporto di amicizia in modo da cancellare tutti i fantasmi del passato. Grazie. Io non ti amo più. Io detesto la monolistica americana. Beh, e un'ultima cosa. Un'ultima cosa. Sì. Ma lui, il papà, lo sa che aspettava il figlio. E tu mi ami. Forse dovrei leggere dei manuali anche io. Dici? Sai, probabilmente è più facile esserti amico che amare. Ha detto da un punto di vista di semplice economia. Però se non lo so. Però so. Mi ha fatto piacere stare qui con te ora. Senti, fai la cosa che credi sia più giusta, ma devi dirmi. Ok. Allora, buona fortuna. Grazie. Quanto male inutili ci siamo fatti, eh? E solo per far valere delle personalità. Ma chi se ne frega delle nostre personalità? Tutto questo teatro senza pubblico. Vuoi un caffè? Sì, grazie. Campanella! Puoi andare a dire? Sì, certo. Molto piacere. Ciao. Ti aspettavo prima. Sono andata a comprare il gelato. Io detesto il gelato. Tu devi essere il suo ex marito. E tu? Devi essere il suo nuovo fidanzato. No, non siamo fidanzati. No, infatti, cioè, lui è uno che con cui passo del tempo insieme, a quale piace il gelato, sì. E vogliamo metterci a tavola? È il punto 10. Cosa? Organizza una bella cenetta con... No, veramente non sono ancora arrivata al punto 10. Prendo un'idea. E ti sei perso il punto 7. Il punto 7.
fatto?